finished? Non vedevo l'ora. Welcome back. Io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Deserts sul web, e dinanzi a questa prospettiva di innumerabili possibili obiettivi e opzioni di esplorazione, vorrei fare una micro introduzione sul gameplay e su un dettaglio di lore. Quella sul gameplay è presentarvi, per quanto ormai all'episodio 72, credo, di ricordare, abbiamo raggiunto una quantità di discorsi sul percorso di mira e il mio modo di giocare che penso tutti lo abbiate interiorizzato al meglio, ma vorrei evidenziarvi il potenziale inespresso, e che rimarrà inespresso per le mie scelte, di questo personaggio attualmente dopo i nostri ultimi viaggi. Cioè, noi adesso, e lo so, non ho armi equipaggiate, non è un caso, guardate, potremmo avere un'arma speciale più 9 o 2 più 8 o una 9 e una 8. Cioè, noi non sappiamo se il cap delle armi è 25 o 30 e qui 10 o 15. In entrambi i casi ti suggerisce una certa espansione della potenza degli avversari, il che mi elettrizza da morire. Però, allo stesso tempo, che dir si voglia, qui l'icona è cambiata, no? Quindi ci troviamo in un momento nel quale potremmo diventare potentissimi. Potentissimi. Senza contare 2 spiriti più 10. Cioè, noi adesso potremmo fare un power up clamoroso. Il cambio di icona mostra che stiamo raggiungendo la fine, no? E nonostante questo, ci troviamo in realtà noi da metà strada. Ci mancano, evidentemente qua è chiaro, no? Delle pietre di forgiatura 3. Non abbiamo altri globi cinerei che ci permettano di acquistare altre categorie di pietre da forgiatura. Però non voglio sfruttare questo potenziale. Lasciamolo in aspettativa. Perché voglio continuare a cambiare, voglio continuare ad avere opportunità di avere un guizzo per la prossima build ed essere troppo efficace quando non necessario, quando non mi sento con l'acqua alla gola per la difficoltà che a un certo punto magari spero diventi veramente qualcosa che ti spinge a dire ok, ora si comincia a fare davvero sul serio e devi essere pronto a sfruttare tutto ciò che hai trovato e che noi ti abbiamo offerto per superare le prossime sfide. Fino ad allora esploriamo. E continuo a essere dubbioso, perché ho... Ragazzi, ho il mio amore a prima vista, il mio colpo di fulmine. Una lancia pesante come questa, che non abbia la classica carica, ma un attacco speciale come questo, a me mi incanta. Il problema è che scelte abbiamo con una lancia come questa? Che tra l'altro non offre personalizzazione con Weapon Art. Uno scudo a torre? Certo, sarebbe molto interessante sfruttare uno scudo a torre con alta stabilità per poterci sbizzarrire con una build diversa. Pur vero che, ecco, quelli veramente interessanti, non di estetica, ma insomma di stabilità, hanno requisiti molto seri. E gli altri mi risultano poco affascinanti per ora rispetto al potenziale di usarlo come esplorazione, capitemi. Ciò nonostante, abbiamo l'altra opportunità. Scusate, sono salito troppo. Oh, ero già nel punto giusto. Quella dell'usare 2 lance pesanti. Questa cosa, ragazzi, provate a immaginare questa combo a distanza. È incantevole per me. Dual spade mi piace come idea, però significherebbe rimanere ancorati alla spada della notte ardente, e quest'ultima mi piace moltissimo, ma voglio salutarla quando sarà il momento, che non credo, non vorrei sia troppo lontano. Vedremo. Detto questo,
Scusatemi. Il dettaglio di lore è semplicemente il fatto che Marika e Godwin. Era Godwin l'uomo ad aver. Sì, no. Cioè, nel senso, nel disegno dell'origine, insomma, del prologo, Godwin è stato il primo a essere ucciso. In realtà, cronologicamente, insieme a Ranni, che però si è suicidata. E Marika e Godwin erano... Cioè, nell'introduzione, quando hai i due corpi che si intercambiano, quello femminile e quello mascolino, sono due entità diverse, come nel prologo, no, del debutto CGI che annunciò Elden Ring. Sono quindi la stessa persona. Una sorta di reinterpretazione di Gwyndolin. Ma è Godwin e Marika. Cioè, come Marika non dovrebbe essere superiore, oppure no? Godwin non è un demigod, è oltre. I demigod sono i figli di Marika. Godwin non era figlio di Marika. Ecco, ho questo che mi... diciamo, vortica in testa, ma... There you are. Shall we come in? Grazie, Selen. Grazie di cuore. Se lui fosse morto, c'è problema. Allora, andiamo, va. Che qui le rune non verranno usate per il level up. Per un po'. Per un po'. Noi continuiamo a perderci perché la tavola rotonda è rotonda e non ne azzecchiamo una. Fia. Dove sei? Greetings, are you here for spirit? Sono qui per questo, è vero. Allora, vorrei potenziare. È un po' disonesto avere Nefeli, vero? Sentite. Ci tengo alla lore di Mira e insisterò con quest'idea. Oh, santo cielo, che male, che costo. Mamma mia, ragazzi, che pazienza. Cioè, il fatto è questo, la varietà è importante. E in quella varietà, avere la Tenna e Nefeli è troppo. Cioè, sono la stessa cosa, capite cosa voglio dire? Certo, una è ranged e l'altra è melee, ma ranged... non lo so, vedremo. Comunque, io sono pronto. Rientriamo nel mondo. Ok? Che spettacolo di questi oggetti. Quasi quasi. Andiamo. Che brivido, finalmente continua la blind. Oh, giusto. Scudo e torce. Spero di non essermi dimenticato niente in queste registrazioni ora notturne. Voglio godere al massimo dell'esperienza. Ora è il momento di speculare leggermente meno e vivere Elden Ring quanto più possibile. Per quanto concerne il nostro caro soldato draconico nella marcia scienza, dubito che avrà un build up di status una volta risvegliato. Potrebbe, ma secondo me è immune. Quindi lo dovremo affrontare solo quando e se qualcosa ti ucciderà. Quando, non togliamo il se. Ah,
No, stiamo avendo a che fare con un legacy comunque, questo è un vero e proprio legacy. Questi li abbiamo trovati da tempo, ma luoghi di culto. Quanto è interessante. Fatto che fammi vedere, qua si muore. Non è un salto da fare adesso questo. Quindi facciamo così. Così. Poi lo fare. No! Di nuovo, è successo di nuovo. Guardate, uscire dai menu è la cosa più mortale e pericolosa che esista. Porca miseria. Che spavento. Andiamo a fare un backstab, va. Ah, nella marcescenza no, però. Non gli facciamo niente. Questo è il classico nemico con cui fare contrattacchi e non backstab, vero? 1500 rune l'uno? Ah! 1500 rune l'uno. Ok. Vabbè, allora facciamo del nostro peggio. Quando, non se, avrei dovuto scattare più felinamente uno spirito ulcerato qui. Beh, con 500. Vediamo un po', qua sotto c'è qualcosa, secondo voi? No, è vuoto. Beh, questa è una morte causata dalla paura. Era una trappola da cui potevamo sopravvivere. Scudo alzato, cura. E la marcescenza che ti fa spaventare. Dici, ah, magari non posso reggerla, devo scappare da qui. E invece, fico. Abbattiamolo. Abbattiamolo e come? Lo scoppiamo. Il nostro amico. Vieni, vieni. Allora. Siete pronti? Via. No! Esatto. Meglio così. Ho sentito il suono ed ero in fat. Ah, ero in fatro! Ecco perché non sono riuscito a schivare. Esatto, lui li ucciderà. Abbattiamolo. Questo è un ottimo posto dove combatterlo. Sicuramente migliore dell'arena. Meglio la marcescenza accanto che l'arena della tomba, ragazzi. Dell'eroe. Alacre, mi sembra. C'è qualcosa lì? Sembrava un salto esploratore questo, eh? No, eh?
Io non mollo nulla. Il mood deve essere completismo sincero, esplorazione pura. Questo non è un luogo da runa, evidentemente. Non per me, non ancora. Se penso che abbiamo ancora la benedizione del baldacchino, che 99 su 100 non serve a niente. E io la tengo per una speranza che Fia mi dica: oh, la tieni ancora dunque. Lo apprezzo, nonostante tutto, no? Sono deboli a questo, eh? Considerando che non lo carico nemmeno. Ok. Cazzo, il patrol! No, devo togliere... Mamma mia. Il Fatrol va bene solo se hai uno scudo a torre. Io non ho mai livellato la stamina. Questa è stata una morte causata dal Fatrol di nuovo. Quando vedo... Cioè, quel fatto... Dobbiamo rimuovere il Fatrol. Rientra un secondo nel mood. So che sei abituato a giocare diversamente. Hai giocato per tante ore senza morire. Adesso sei morto. Non hai più il carico di prima. Il midroll non è sicuramente una cosa comoda. Loro fanno male. Sei in un luogo evidentemente spaventoso. Non preoccupartene. Questi sono i miei pensieri. Il fatto è che non dobbiamo farci confondere dalle classiche due trappole Souls in generale. Ossia, avere anime da recuperare, che può essere timoroso, e non essere più ad agio con la build a causa di un cambiamento di parametria. Sono 40 livelli in meno. Si sentono sia sui danni che sul resto. Adesso ce la giochiamo così. Adesso ce la giochiamo così. Eh beh, te l'ho detto che cambia roll, cambia tutto. No! Dai! Dio santo. Sì, ho 3 slot occupati. Sì, è notte fonda. Adesso riprendiamo il cervello. Loro sono molto punitivi, per carità. Danno tutte queste rune non a caso, ma basta un colpo. Ok. Questa build funzionerà così. Stiamo molto attenti. Lo spirito arboreo non ci dovrebbe shottare, ma quasi. Ci teniamo sul pezzo, ok? Mi raccomando, non bisogna farci sopraffare dalla paura né da null'altro. Sono fragili, senza armatura. È un'area avanzata. Con calma. Con calma. Andiamo. Ok. Via. Curiamo la marcia scienza. Ci mettiamo un po' di regen. Is that kind of fight, Elden Ring? È questo il momento? Ho messo un teschio sul soldato draconico. Allora, non eravamo full, ma non ci eravamo mossi male. Il mio errore è stato cercare di buffarmi con il regen per avere una sensazione di cura nel mentre combattevo. Era solo per psicologia di combat. Signori, è arrivato il momento di provare a combatterlo pulito. Altrimenti dovremmo trattarlo come il boss non proprio elegantissimo che è. E sono pronto, eh?
lo scudo più 12. Non è sopravvissuto al doppio hit del soffio. Quindi è da fare senza scudo, rollando come fossimo la tomba lacre low level. Ok, questa si può accelerare. Ma i danni che abbiamo fatto con quell'attacco, con la weapon art del fuoco, erano validi. Dobbiamo solo non pensare alle rune. Dobbiamo solo non preoccuparci delle rune. Qualunque cosa si uccida e si raccolga, la lasciamo andare e sarà fatta. Quindi, Roderica, esploreremo, ma non resterà in vita quello spirito. Quindi, Atenna, fa del tuo peggio. Ecco qua. 13.000, eh? 13.000. Vabbè. Va bene. Trama completata. Sono emozionato, è una cosa molto dolce per me. La useremo presto. E con 3.000 ci andiamo a comprare qualcosa? Nah, le ignoriamo. Per ora le ignoriamo. Sono due creature che si trovano direttamente sul suolo. Signori, acceleriamo. Questa vorrei farvela vedere. Questa vorrei farvela vedere per i commenti sulla qualità di questo boss. Come gli è venuto in mente? No, cioè è di una bruttezza, di una incompetenza tecnica. Come gli è venuto in mente di farlo così? Oh boy. Possiamo anche portarlo qua, ma non è che cambia così tanto comunque. Ai ai ai.
No. Ho provato a portarlo qui. ha del potenziale sto cesso, ragazzi. Ma Dio santo, se non è potenza. Che cazzo han fatto? Dalle stelle alle stalle. Che cazzo di schivata che ho fatto? Va bene. Perché questa marcia scienza fa così poco male rispetto all'altra? Più debole. Non capisco. Oh, ma però è possibile che non siete ancora morti? Cioè, com'è possibile? Worth it. Ho visto una cosa viola. Ale. Sto bene. È proprio quel tipo di boss. È davvero, davvero quel tipo di boss. Vediamo se per caso. E col buff del fuoco facciamo 1300 danni quando non lo colpiamo in testa. Però è quel tipo di boss. Giusto farvi vedere questi try. Per non perdere nulla. Ma ci siamo capiti. Se ci siamo capiti. Vediamo se puta caso i nostri vecchi amici. Secondo me che cacchio vanno. Dai, sentite.
dovevate vedere anche questo, perché è molto importante che vediate questo. Assaporiamo, assaporiamo. E il bello è che ci hanno pensato a un certo tipo di equilibrio. Ci hanno pensato, è ovvio che ci hanno pensato. La sua marcescenza fa un quinto di quella normale. E allora, che cosa gli passava per la testa su tutto il resto? Lo porteremo a casa. Ma non con gloria, diciamo, non con quello che sarebbe bello avere nel percorso di un dungeon, ecco. Vero? Già. Madonna, quanto succhi! Mi sono ricordato che non abbiamo aumentato le fiaschette. Ragazzi, una vittoria senza alcuna soddisfazione. Ci hanno pensato, ma non viene un bello scontro. Non viene un bello scontro. Cioè, ovunque tu lo possa portare, anche immaginando il... Beh sì, in effetti però Mike, no? L'hai combattuto... a un livello di parametria che a quanto pare ti stava suggerendo il gioco non essere abbastanza alto. Sì, d'accordo. Ma fargli più male e forse avere leggermente meno danno tu non cambia nulla, ragazzi, no. Non cambia la sostanza. Non cambia minimamente la sostanza. Non va. Sono brutti, sono veramente brutti. Cioè, io posso capire l'addizione, no, della difficoltà, la moltiplicazione della marcescenza e tutto. Anzi, mi affascina, ti intriga, al punto che ho usato quel bellissimo buff. Ecco qua. Che aumenta la potenza d'attacco in prossimità di avvelenamento marcescenza, che in realtà è tradotto... bene, ma avevo frainteso. Che cioè devi essere non in prossimità del luogo, ma dello status. Quindi mi facevo marcire là dentro. Raggiungevo 500 e passa di attacco. Cioè adesso 468 è sotto la facecam. Cioè era figo. Però... ed è sempre bello in un GDR avere questi input. Però ragazzi... non lo salva, cioè... non lo salva. Non lo salva per niente. Dove sei, torcia dei miei desideri? Ok. Detto questo, noi siamo in carico pesante adesso, esatto. Ci mettiamo il nostro vecchio amico te. Il... carico pesante perché giustamente abbiamo... scudo, torce. Ci piace giocare così, per ora. Dovremmo aumentare le altre caratteristiche, anche perché abbiamo 30 vitalità, per carità. Cioè, ripeto... fa sempre parte del discorso che ho fatto oggi, all'introduzione di questo episodio. È facile dire... ho un personaggio eclettico, ci vuole niente a farmi 60 vitalità, 40 forza e... boom, no. Però no, non è assolutamente la mia intenzione. Allora, non facciamo respawnare i nostri amici. E andiamo. L'episodio prosegue. Indipendentemente dalla... critica a una boss fight che comunque non mi ha frustrato, non è una sfida vera e propria, no? È una strategia che abbiamo utilizzato. A proposito di strategia, l'ondata non basterà a colpirli tutti e tre, vero? Però quasi quasi, forse riesco a
Ok, questa la volevo tantissimo. Ma giusto, ecco cosa mancava. Cosa si sta muovendo? C'è una ronda qui vicino. Poi in realtà, di nuovo, parlando seriamente, che ci sia uno spirito arboreo qua è un ovvio ennesimo legame conferma con ciò che è l'albero rispetto a questo luogo, eh. Mi è piaciuto molto il tempo di reazione. Il tempo di reazione. Dobbiamo leggere la loro arma, eh. Questa build funziona così. Non c'è una nebbia arancione? Ci avrei scommesso. Interessante notizia questo drop. Pugnali a ventaglio. Che non abbiamo mai letto, tra l'altro. Che non abbiamo mai letto. Non credo ci diano grande insight, ma forse sì. Arma nascosta, particolarmente apprezzata dagli assassini più feroci. I singoli pugnali hanno scarsa potenza, ma l'ampia portata li rende perfetti per ostacolare i nemici. No, niente, ok. Non danno sanguinamento, eh. Allora, vediamo un po'. Arma. Era un falcetto, giusto? Falcione del parassita. Dai, non crea marcescenza! Bello che è. Falcione ricavato da un guscio duro e affilato. Brandito dalle creature infestanti emerse dalla palude di Eonia. Emerse! Incrementa leggermente la resistenza A, il 2% ai danni. Per quanto gli uomini riconoscono l'acuto intelletto dei parassiti artefici di questa lancia, non potranno mai comprenderlo fino in fondo. Molto bella, accidenti. Sembra in madreperla. È lenta! Non sempre la lentezza è un errore. Questa cosa mi piace molto. Che bella spazzata. Ok. Ok. Poi, per carità, vogliamo parlare di soddisfazione? Pensateci. Abbiamo sfruttato al meglio la notte ardente, ma l'abbiamo combattuta, la nostra cara vecchia amica radice incazzata, scusatemi, con armi più 3, più 5, fondamentalmente. Wow, le viscere della terra sono così cave? Entra nel sa... Come scusa? Come scusa? Quindi dei semi sono arrivati fino a qui e hanno fatto crescere quello spirito arboreo. Ok. Siamo soddisfatti? Un po' sì, dai. È perfetto questo episodio come doppio, comunque. Adoro quando anche nell'imprevisto di una boss fight, che non lo è, di un mid boss brutto. È difficile, ma brutto. Cioè, batterlo non è che non mi rende soddisfatto di averlo fatto, però non è che lo provo chissà cosa, ecco, me. Ho vinto per strategia e acume e utilizzo dei neuroni più fortuna mista a numerosi try, quindi... Chi è che ha costruito questo posto? Perché è privo di qualunque effigie o simbolo? Che cos'è? Una porta? Una tapide? Uno scrigno? Solo uno scrigno? Sempre la dinastia di Ul. Ok. Aculeo.
dello scorpione. È un coltello. Oh, mamma mia, marcescenza scarlatta. Pugnale ottenuto da una coda di scorpione gigante, impregnato di marcescenza scarlatta. Strumento cerimoniale usato dagli eretici e ricavato dalla reliquia di una divinità esterna. Esterna? Di altri piani? Una divinità esterna in esilio? Altri piani? Quindi io posso andare di Aculeo dello Scorpione e Reduvia insieme? Che spettacolo di arma. Adoro. Adoro. Che spettacolo di arma. Qui avevamo già controllato. Porca miseria. Che spettacolo. Solo che non possiamo avere freddo, sangue e marcescenza insieme. Nuovo livello. A questo punto cominciamo ad aumentare un po' il vigore. Allora, facciamo 12. Allora, 12 di trama, che ci porta a 74, così possiamo evocare la Tenna. E ora io vi direi, visto che è proprio quell'episodio, andiamo di le nostre dual antistatus, ci mettiamo il nostro amico buff, ci togliamo l'arco pesante per stare leggeri e affrontiamo il soldato draconico. Ci sta? Ci sta come doppio episodio? No? Ci mettiamo il regen. Ci mettiamo anche... vediamo un po'. L'aumento degli attacchi consecutivi. Boom! Pronti. A fare sul serio. So che c'è una piattaforma lì, eh. So che c'è una piattaforma dove presumibilmente dovresti combatterlo, ma non puoi affrontare un soldato draconico come se fosse il Re di Ferro. Cioè, è palesemente una cazzata da fare. Palese. Non ce la faremo mai. C'è una statua di Marika qua vicino. Bene, bevi. Forse non c'è neanche una statua di Marika. Ma che posto è? Forse c'è una chance sul suolo? Potrebbe esserci una chance sul suolo. Potrebbe essere un design originale. Costringerti a combatterlo sul suolo ti porta a scoprire il suo moveset in maniera meno ebrietassoso. Perché no? Diamogli quella chance. Diamogli quella chance. Forse lo spazio... No, lo spazio è grande. Lo so, avevo finito la stamina, colpa mia. Ok, questa è grave. Ok.
molto meno peggio di quanto pensassi. Ah, ti spruzza. Che cosa carina, ti spruzza la marcescenza addosso. No, lo trovo molto figa, la trovo molto figa come idea. Se gestita bene in combat lo vinciamo questo molto più facilmente. Cioè, a parte adesso sto prendendo pizze perché sto parlando troppo nel momento di massima concentrazione necessaria, ma l'inquadratura non è migliore, eh. Però il risultato finale... il culo! Il culo! Vabbè, è stata una sconfitta... Ok, 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 ok. No, questo è nostro. Forse anche senza dual. Che però non è una questione di onore. Le dual queste non sono mica... Anzi, non sono neanche potenziate, non sono... Sono un'ottima arma. Ah, qui possiamo anche evocare. Oh, questo è il nostro terzo soldato draconico. Facciamolo. Il nostro primo aiuto con Atenna più 10. Non farà niente. Non farà niente. Niente. Prenderemo un sacco di schiaffi. Figo però. Ci voglio credere. Mi piacciono, le dual mi piacciono un botto. I dual coltelli mi danno una soddisfazione, ragazzi, enorme di design. Enorme. Specialmente perché torno a pensare al buckler e a quanto mi piaceva usarlo. Allora, vediamo. È la nostra prima evocazione più 10, ragazzi. Siete pronti? Boom! Spero che resti qua e non vada nella marcescenza. Lei non può muoversi. Che figata, dai! È una torretta! Cioè, dai, è bellissima st'idea! A me piace tantissimo. Ecco, 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 ecco! Dai, 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 dai! La torretta! La torretta! Vai, torretta! Vai, torretta più 10! Vai, pestone! Nerfato! Sì! No, che spettacolo! Guardate che bello! Ho sbagliato. Ma è... Ma lo stanno scegliendo. Ve l'ho detto che il mio potenziale era alto, ragazzi. No, la tenna! Si possono... Si può... No, non ce la fa? No, poverina. Troppo distratto. Ciao! Ora sì che ce la fa. No, pensavo di aver fatto la schivata interessante. No! Mamma mia, che rischio. potevo combatterlo in maniera più pulita. Ho schivato male, ma... 58.000 rune. Ma questa è la katana che ci dava il troll della grotta di sepolcri nel CNT! No, ammazza, ma le stammon più 10? Sono sicuro che la tenna non è forte. Sono sicuro che la tenna non è forte. Poi magari mi sbaglio, eh. Dici. Arma creata filando una scaglia di breccia. Che sembra la titanite, comunque sì, vabbè, insomma. Presunta fonte dell'immortalità dei draghi antichi, fino a ricavarne una lama immacolata. Purtroppo i soldati draconidi non conquistarono mai l'immortalità. Perirono come pallide e decrepite imitazioni dei loro simili celesti. Vabbè, ma questa è la bellissima arma che avevamo. Fa il fulmine e ti baffa di elettricità. Ok. Beh, abbiamo il finale dell'episodio. Andiamo a vedere cosa c'è nel sarcofago.
Ok, lo scontro con le summon contro, cioè le creature brutte, tra virgolette, non proprio elegantissime da combattere, con le summon diventano divertenti, diciamo. Ci sta, ci sta. È bello quante opzioni abbiamo con quello che facciamo. Proprio figo. Scusate, con l'esplorazione che abbiamo fatto. Torce. Episodio un po'. Mike? Torce. Episodio un po' ripetitivo, ma del tutto sano. Nel senso, non sono deluso perché ci sta, ci sta. Tra l'altro è doppio. E abbiamo completato. Adesso non c'è neanche più il teschietto. Sono contento dell'arena. Sono contento. Questo è un bel soldato draconido. Draconide. Poteva essere molto peggio. Tempra. Facciamo tempra 20? Tempra 20? Dai. Tempra 20. Il nostro primo livello a tempra, praticamente, ragazzi. Per farvi capire quanto la stamina è alta in Elden Ring. La stamina è altissima in Elden Ring. Ovvio che alzarla ti rende estremamente più versatile, ma fino ad ora abbiamo fatto tutto senza stamina, senza avere il minimo problema. Il che è tanta roba. Ciao! Mille e passa rune a nemico. Pensate che io butti via tale bontà? No, non si butta via niente. Non si butta via niente. Questo non ci capiterà per molto tempo. Non ci capiterà per molto tempo. È preziosissimo, altro che. Si chiama un livello a mente, ragazzo mio. È bastato quello per risolvere tutto. Mamma mia. So che a volte la hitbox porn, diciamo, ti fa schivare quel colpo, ma non è stato questo il caso. Ok. Loro comunque, di nuovo, scherzi a parte. Seriamente. Sono fuoriuscite dalla marcescenza. E stanno venerando Uld. O comunque la dinastia. Quindi. La malattia di Malenia, d'altronde, da qualche parte dovrà pur provenire, no? Ovviamente. La divinità esterna esiliata è colei la quale viene venerata qui. Mi sembrerebbe strano che fosse quella statua, però quei germogli possono sembrare punte di uno scorpione, di un insetto velenoso. Entra nel sarcofago. È un sarcofago molto anonimo. Chissà se qua ho esplorato bene. Coraggiosa, Mira, eh? E ora? Siamo noi a farlo? È un'idea del senza luce buttarsi con il sarcofago? Stiamo andando in un posto brutto, ragazzi. Noxtella.
Che bella così. Ma stiamo per salire. Qua ci sarà l'ascensore verso. Resistete, ragazzi. Resistete. Alla prossima.